sognato cose che non furono mai e mi sono detta perché no. Ho amato la verità, ho avuto tempo per tutti e il Signore mi ha chiamato e sono partita. C'è qui la descrizione della vita, del cuore, delle scelte concrete di Vanna. Nata a Sassari nel 1961, formazione al classico, esperienza di fede nei gruppi giovanili della parrocchia di Osilo, accanto a Don Peppino Simula. Con lui soggiorni nel convento San Francesco di Susa con ragazzi e giovani che la adoravano. Impegno sociale in una cooperativa locale e poi la svolta. Da Alessandria la cooperativa Company End la chiama e la invita a trasferirsi e poi a diventare presidente. Due responsabili prendono l'aereo e vanno ad illustrare alla sua famiglia il senso di questo progetto. Il giorno dopo l'arrivo prende la residenza come scelta anche simbolica di impegno, di incarnazione. E in cooperativa, nei contatti coi servizi, nell'affacciarsi alla realtà del carcere, Vanna porta il suo animo sardo, fedele e determinato. Poi una sera, la fatica dolorosa nello scendere dall'autobus, subito le visite e la diagnosi di un tumore già in stato avanzato. Il cammino di fede, di sofferenza, i legami che si selezionano e si rinforzano. Per me, dico la verità, i mesi precedenti a sorella morte accanto a Vanna sono stati una specie di secondo noviziato, forse più incisivo e rude del primo, che pure si era svolto ad Assisi accanto alla tomba di San Francesco. I colloqui espliciti sul senso della vita, sul dopo, le riflessioni sulle tante esperienze vissute insieme, i testamenti di amicizia che mi affidava, con i messaggi da portare o da far ricordare, i piccoli doni. Tutto è stato una scuola di vita alta e forte. Ho sognato cose che non furono mai e mi sono detta perché no. Era stata questa una sua caratteristica costruttiva, progettuale, di apertura al futuro possibile, immaginare opportunità diverse dal presente, nuove. Ho amato la verità. Il linguaggio diretto, esplicito, non diplomatico, a volte duro come le rocce di Gallura. Quante riunioni, quanti colloqui, quante telefonate sembravano fatte di parole troppo dirette, troppo secche, e invece avevano la bellezza della verità che costruisce, della verità che aiuta a crescere, della verità nuda e cruda. Ho avuto tempo per tutti, sì. Fino a notte fonda, anche di domenica, ovunque. L'ascolto col cuore senza badare a stanchezza, a impegni già presi per poco dopo, a pranzi offerti per facilitare il dialogo, all'esaurirsi di una ricarica telefonica. Il Signore mi ha chiamato e sono partita. La fede di Vanna era semplice, cristallina, obbediente al progetto di Dio e mai fanatica. Spesso condita di ironie, di domande, con molto pudore, e sempre, sempre cucinata col miele della misericordia, del voler capire le ragioni dell'altro, magari non credente, del ricominciare sempre la strada verso l'orizzonte di Dio. La mia tesi è dedicata a te, Roberta. La sera del 5 settembre il mio lavoro comincia a prendere forma e nelle stesse ore tu partivi per sempre sul bordo di un prato. Dicevi sempre chissà se mi prenderanno ancora in cooperativa, sognando di lasciare dietro un passato da dimenticare. Io voglio trasformare in un impegno il ricordo di te. Con il mio lavoro, le voci di chi vive in carcere o sulla strada
non resteranno annunci che non trovano un profeta. E perché così tu non abbia cantato invano, Roberta. Non può essere trascurato il rispetto per l'altro nella relazione d'aiuto. Chi porta in sé esperienze di emarginazione è assetato di rispetto. Le persone rischiano di essere anche le proprie etichette. Rispettare la persona che sta dietro all'etichetta, detenuto, tossico, malato di AIDS, è il primo e più efficace modo per arrivare a quella persona, per aiutarla a riconciliarsi con la propria biografia. L'impegno deve essere orientato a ricercare insieme delle soluzioni possibili, perché la povertà smetta di essere un problema e possa diventare risorsa, perché le stesse persone con le quali lavoriamo possano diventare risorsa per le altre. Company nasce con un altro caro amico, Roberto Zanforlin, dopo un periodo, una vacanza in montagna nella casa di San Nicolà. Con un gruppo di giovani eravamo rimasti molto entusiasti di quella esperienza e soprattutto della possibilità di utilizzare quel contesto, quella casa, per fare anche altre attività e soprattutto per creare occasioni di lavoro. E allora siamo andati dall'allora vescovo Monsignor Fernando Charrier a chiedere se ci appoggiava, se ci dava fiducia su questa proposta. L'accolse e noi e la compagnia partì proprio da quella casa. La compagnia nasceva come cooperativa di tipo B, cioè finalizzata all'inserimento di persone attraverso il lavoro. Company è la unione di due parole, cooperativa e azienda. Questo è uno degli elementi fondamentali. Una cooperativa è una comunità di persone diverse che insieme si mettono per raggiungere un obiettivo. Azienda però, perché le regole del mercato, le regole del lavoro, le regole di un cliente che pretende un lavoro ben fatto, sono sempre state rispettate e sono fondamentali per la prosecuzione nel medio periodo di queste attività. Ci sono stati momenti anche di lutto, abbiamo vissuto un momento in cui stavamo immaginando anche di liquidare la company, perché la mancanza improvvisa di Vannalisa Kessa aveva tolto quello che era un po' la testa, che era un po' la persona che coordinava un po' tutti i lavori. Vanna era capace a ironizzare sulla vita, anche sui disastri, sulle sfide, sulle sfortune della vita. Era una persona molto, da questo punto di vista, che sapeva anche trasformare quello che era dolore, quello che era disperazione, lo sapeva trasformare in qualcosa di buono. Era un'ottima cuoca del riciclo esistenziale, ecco. Non avrei affrontato le cose con tanta serenità ieri e oggi se non avessi incontrato il Ser di Alessandria sulla mia strada. Avrei avuto altre ricchezze, altre esperienze maturate altrove e condivise con altre persone, ma mi sarebbe mancato il grand'angolo sulla vita che mi avete regalato solo voi. Ho imparato modi diversi di essere solidali proprio da voi,
ho imparato cosa vuol dire essere presenti senza diventare ingombranti. Ho imparato che si può esserci senza farsi sentire a tutti i costi. Ho imparato che ci si può mettere al servizio degli altri senza aspettarsi niente in cambio e senza credere di essere migliori o più furbi, solo perché dotati di questa capacità. Ho imparato, stando con voi, che certe cose hanno un valore inestimabile se fatte nel nome di Gesù Cristo o della dignità dell'uomo o dell'utopia di una società più giusta. Ho imparato l'altissimo valore laico di certe dimensioni e ho trovato sentieri comuni in percorsi che sembravano non si sarebbero incontrati mai. La vicenda si allunga e voi dovete lavorare al contrario di me. Vi auguro una città di peschi, di mandorli, ciliegi e magnolie in fiore, se non proprio in via Mazzini, almeno nelle periferie ancora fornite di qualche spazio verde. Poi, come diceva un vecchio film tratto da una novella russa, vi auguro tante giornate buone col sole anche di notte. Vi auguro di riposarvi e di poter fare delle cose che vi rendano allegri. Grazie a tutti e ad ognuno per la tavolozza di colori che siete nella mia piccola esistenza. Grazie perché so che ci resterete e questa è per me finestre aperte su giorni che verranno. Non voglio smettere di sognarli. Vannalisa carissima, tu sai che non ho mai amato scrivere e forse ti meraviglierai di queste mie righe. Ma non ti preoccupare, sono soltanto il mio grazie per la tua vita tra di noi. Quando venni nel tuo paese di Osilo come parroco, eri adolescente e già piccola leader. Dopo il liceo ti iscrivesti a giurisprudenza perché volevi fare il giudice minorile, non era la tua strada. Era la tua passione di educatrice che ti spingeva a impegnarti continuamente nella fatica, nella rinuncia anche alle tue esigenze personali, a volte in mezzo a incomprensioni e mille difficoltà. Non hai mai trascurato i rapporti con le persone. Per tutti avevi un gesto di attenzione, un regalino, i segni dell'amicizia. Tu ricordavi le date, i compleanni, gli onomastici. Era la tua attenzione verso l'altro. Nella nostra comunità hai inventato appuntamenti formativi di ogni tipo, esercizi spirituali, campi scuola, viaggi, feste e tornei. Ora sta nella pace del Signore e quando Lui vorrà ci faccia incontrare di nuovo. Da alcuni mesi Don Peppino Simula ha raggiunto Vanna e anche a lui regaliamo un grazie perché con discrezione e saggezza fece la sua parte affinché lei partisse dalla sua amata Sardegna per venire in continente ad Alessandria e lavorare in company fino a diventare presidente. Vanna ha sognato cose che non furono mai e si è detta perché no. Anche oggi il mondo di Company, ricordandola con gratitudine, si fa la stessa domanda. Perché no? Sogni che diventano progetti, progetti abitati da persone. Persone che ogni tanto si fermano 5 minuti a ricordare per poi ripartire. Ringraziano il passato, provano ancora a mettere insieme lavoro, solidarietà e futuro.